Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. In questo video, che probabilmente sarà l'ultimo di questi temi un po' più complessi, voglio parlare della mia esperienza personale che mi ha, diciamo, non proprio avvicinato, ma riavvicinato, sarebbe il termine più corretto, al cristianesimo. Da dove partire? Stavolta mi sono segnato le cose, almeno sarà fatto più recentemente. Allora, direi di partire dalla mia esperienza del liceo. Quando, cominciando a studiare filosofia, si inizia dal terzo, e questo è normale, perché prima non si capiscono certe cose. La filosofia parte con quella greca, e ci sono alcuni filosofi che un po' richiamano il cristianesimo, e diciamo che all'epoca non ho avuto problemi a capirli, tipo Parmenide ha dato molti problemi ai miei compagni di classe, per me era semplicissimo. Proprio anche abbastanza orale, perché Parmenide è banale. Stessa cosa Platone, tranquillamente, Aristotele, anche Aristotele abbastanza semplice, tutti filosofi che non mi hanno dato problemi. Poi, l'ultimo periodo del terzo, si studia la filosofia scolastica. I padri della Chiesa, quindi Sant'Agostino, Sant'Anselmo, San Tommaso, San Bonaventura, questi qua. E lì inizi un po' a capire delle cose, anche se quella non è propriamente teologia, diciamo non tutta, perché la scolastica riprende temi dalla filosofia greca, specie quella platonica e neoplatonica. Ad esempio, il concetto di uno di Plotino è stato usato per spiegare il concetto di creazione. Quindi non è propriamente teologia, ma aiuta a capirla. Poi si studia, andando avanti, con i filosofi, quelli rinascimentali. Poi da quelli rinascimentali chiaramente si passa alla riforma protestante, che richiama appunto il ritorno alle sacre scritture letterali, non mescolate con la filosofia greca. Però c'è un problema, perché si passa con Lutero, che riprende Occam, al fatto che la fede è un solo fatto di fede, non di ragione. Questa divisione ha poi portato alle grandi teorie, diciamo gli ismi, dal XVIII secolo in poi, a partire dall'illuminismo. Dove voglio arrivare? Voglio fare un piccolo salto in letteratura. Se avete visto il libro dove leggo le mie poesie, avete capito che io sono uno che piace, cioè un amante della poesia. E essendo che l'illuminismo non ha prodotto poesia, l'illuminismo non mi è piaciuto molto, ma in letteratura il romanticismo spaccava la faccia, anche il preromanticismo e anche il neoclassicismo, poesia seria. E poi c'era quel grande poeta di Ugo Foscolo che a me è piaciuto tantissimo. Poi, crescendo, si arriva al quinto, e iniziano i momenti di depressione, perché in letteratura si studia Leopardi, che ne sapevo un sacco, e in filosofia si studia Schopenhauer. E ho sempre trovato affascinante come sia Leopardi che Schopenhauer, da quasi, diciamo, sono vissuti quasi gli stessi anni praticamente, e pur essendo uno italiano e l'altro tedesco, hanno prodotto lo stesso pensiero filosofico, stesse conclusioni, stesso metodo. E questa cosa mi affascinava tantissimo. Se non che, studiando appunto queste persone, questi grandi filosofi, questi pensieri, si arriva al nichilismo. Ora, il nichilismo, chi ha studiato, sa che Nietzsche lo intendeva in senso positivo, ovvero il nichilismo attivo. Quella mi è sempre sembrata una grandissima scemenza. Il nichilismo attivo di Nietzsche non c'ha basi, cioè non è nichilismo in pratica. E poi, bevendosi appunto di questo nichilismo, si arriva a studiare, noi non l'abbiamo fatto, ma ho poi proseguito da me gli studi filosofici, al relativismo, ovvero i valori sono tutti relativi, non ce n'è uno assoluto. Dal relativismo si passa all'esistenzialismo, ovvero lo studio dell'esistenza. Vado veloce perché non è questo un video di filosofia, ci vorrebbero ore per spiegare, quindi spero sappiate più o meno le basi. Comunque, siamo all'esistenzialismo, che studia l'esistenza nei suoi aspetti, diciamo, più negativi, la nascita, la vita, il dolore, la morte, tutto privato di senso. E anche se non ha, per i filosofi,
esistenziali che ti portano a essere triste, ce ne sono alcuni che mi sono rimasti più impressi, ad esempio la definizione d'amore di Sartre. Secondo me è la definizione d'amore più perfetta per la società in cui viviamo fra uomo e donna. Cioè non c'è una definizione che sostituire a quella di Sartre. Poi dall'esistenzialismo, dopo che hai perso tutti i valori, che hai perso tutte le certezze, si arriva al postmodernismo. Il postmodernismo mi era piaciuto un sacco. Già qua a fare letteratura con Umberto Eco, con la semiotica, capivi un sacco di cose. E nel postmodernismo c'era questo grande filosofo chiamato Vattimo, che parlava di nichilismo non in senso nicciano di nichilismo attivo, vivi una vita per essere rivissuto, ma in nichilismo come possibilità positiva, ovvero non abbiamo più valori, ok, però non dobbiamo essere depressi. A non avere più valori ci indica che sono finiti i grandi racconti modernisti, diciamo quelli dall'idealismo fino al, beh, ci includerei anche fino al femminismo, ma la maggior parte li fa finire con la fine del sogno del comunismo, comunque, fino agli anni 80, diciamo. E il postmodernismo dice, non avendo più questi valori, possiamo noi apprezzare tutti i valori di tutte le culture, di tutti i uomini, di tutte le persone. E questo nichilismo in chiave vattimiana, messo nel postmodernismo, ti fa fare delle domande. Queste domande me le ero già poste alle medie. Alle scuole medie avevo una religiosità che era la religio romana, quella che Lucrezio aveva molto combattuto rifacendosi alla filosofia epicurea. Ovvero andavo a messa, andavo in chiesa tranquillo, però non avevo idea del perché. Ero un praticante non credente. Ce ne sono tantissimi anche adulti. E alle scuole medie però avevo cominciato a leggere il Vangelo, non capendoci niente. Cioè lo prendevo, leggevo dei versetti a caso e niente, finiva lì. Poi, questo leggere il Vangelo, comunque qualcosa mi potrebbe aver trasmesso, non lo so. Ma ritornando al postmodernismo, mi sono detto, ok, ho studiato queste cose occidentali a scuola, mi piace guardare anime, passiamo alla cultura giapponese, studiando la storia giapponese, la letteratura giapponese e la filosofia giapponese. E lì ti si apre un mondo, punto primo perché per capirle appieno devi avere basi di buddismo e quindi devi studiarti anche il buddismo. E anche il taoismo perché ci sono anche basi forti. E il confucianesimo fai proprio la chiusura completa. Comunque nella filosofia giapponese, breve precisazione, non si studia l'essere, si studia il nulla, che deriva da un insegnamento di Laozi, ovvero che le 10.000 cose provengono dall'essere, l'essere viene dal nulla. Quindi è il nulla che crea l'esistenza, perché il nulla, essendo assoluta negazione, è un'affermazione. Quindi il nulla esiste. E non può che essere così. Questo è un modo molto molto veloce per spiegarvi come funziona la filosofia giapponese. E la filosofia giapponese, come quella asiatica, si è tutta sviluppata su questo concetto e ha sempre continuato a studiare il nulla e l'esistenza. Diversamente dalla filosofia occidentale, che appunto con Occam e con il Rinascimento ha separato la sfera del trascendente con la sfera dell'immanente, si è sempre più concentrata sull'immanente. Dei filosofi giapponesi, quello che mi è piaciuto maggiormente è stato Nishida. Nishida, pur non essendo cristiano nel vero senso della parola, accettava il cristianesimo e aveva dato due definizioni per comprendere Dio. La prima era che Dio è un cerchio con circonferenza ovunque e centro da nessuna parte. E questa cosa un po' ti fa pensare. La seconda, che Dio, essendo assolutamente uno, l'assoluto uno, per conoscerlo dovevi fare un percorso da te, insomma l'ascetismo. Perché nella tua interiorità, nella tua unicità, potevi arrivare partendo dal tuo uno a conoscere l'assoluto uno. E studiando queste cose mi sono detto, ma perché non rileggere il Vangelo? E l'ho riletto. E sbagliando, cioè leggendolo senza leggere le note, ci ho capito un po' di più, ma
che poi all'inizio non avevo proprio letto meglio, ma ho detto leggiamo gli Atti degli Apostoli, perché all'inizio, prima di leggere filosofia giapponese, leggevo storia italiana. E quindi mi sono detto gli Atti degli Apostoli è la storia dopo Gesù, la vita di Gesù la so, passiamo a quello che c'era dopo, che so meno. Quindi ho fatto un po' il percorso inverso. E dopo aver letto tutto il Vangelo, tutti gli Atti degli Apostoli, qualche cosa in più l'avevo capita. Ma ancora, perché ignoravo le note, che è stato un errore mio, all'epoca non leggevo le note ai testi. Comunque, dopo questo, dopo aver studiato tutta filosofia orientale giapponese, mi sono detto, adesso cosa faccio? Ho continuato a studiare storia, ho continuato anche a leggere qualche romanzo, qualche testo di poesia, se avete visto il video sulla mia libreria lo sapete, molta politica, e poi mi sono detto, proviamo a rileggere adesso il Vangelo. Così. Ho riletto alcuni pezzi e ho capito cose nuove. E mi sono detto, proviamo allora a studiare teologia. Perché no? Mi sono comprato prima la Bibbia. Poi non le leggevo così dei versetti, ancora non l'ho letta tutta, però ogni tanto la apro, leggo dei passi, vedo come si riportano al Vangelo e dico, interessante, sto capendo altre cose. E così va. E poi mi sono detto, ma tutti dicono che Ratzinger è stato un grandissimo teologo, proviamo a prenderci i suoi libri, vediamo cosa imparo. E mi si è aperto un altro mondo. E poi, dopo che ho studiato bene Ratzinger, mi sono detto, proviamo a leggere il Vangelo. E anche lì ho capito ancora più cose. Io ogni volta che leggevo il Vangelo, capivo sempre più cose. Perché Dio è sempre nuovo. E questo è quello che ci ha insegnato Ratzinger, che mi pare fosse l'espressione di Sant'Agostino. E questo continuare ad acculturarsi mi ha sempre di più avvicinato al messaggio evangelico e mi ha sempre di più fatto capire cose nuove, pur essendo il testo sempre lo stesso. Continuando a leggerlo, a rileggerlo, a imparare altre cose, altre culture, altre religioni anche, quando tornavo lì imparavo sempre qualcosa di nuovo, capivo sempre qualcosa di nuovo e il messaggio era sempre nuovo per me. Fra l'altro, per concludere questo video, oggi domenica 16 luglio a messa c'è la parabola del seminatore. Chi non ci è andato a messa? Vabbè, riassumo, anche perché non ho il Vangelo sotto. Comunque, il seminatore, c'era questo seminatore che seminava e il seme non cadeva tutto nel campo buono, cadeva un po' per la strada dove la mangiavano gli uccelli, un po' cadeva sulla roccia e non germogliava, un po' veniva soffocato dai rovi. Ma quello che veniva piantato e cadeva nel campo buono, quello germogliava. E germogliando dava molto molto più frutto di quello che ci si potesse aspettare. Il seme è la parola e il seminatore è Dio. Da questa parabola che l'ho ascoltata oggi, dopo aver scritto questo video, ho capito ancora più cose. E ogni volta che io capisco più cose, è sempre grazie al Vangelo. Questo mio continuo avvicinarmi alla cultura, alla filosofia, alla storia, alla letteratura mi ha sempre più avvicinato al Vangelo e mi ha sempre più fatto capire la verità in esso contenuta e che è una verità sempre nuova e sempre valida. Quindi questa è stata la mia esperienza e penso che per questo video possa essere tutto. Arrivederci.